Continua il nostro viaggio tra i gironi del Salone di Ginevra in attesa di scegliere quello più consono a ruote in pista. Alla fine sarà una palese dichiarazione d'amore. Seguiteci e capirete. Nella seconda parte di Ruota in Pista torniamo a occuparci di prodotto con un modello per famiglie, il nuovo Fiat Doblò, ma anche di motorsport con le novità Peugeot per la stagione agonistica 2015. Continua il nostro viaggio tra i gironi del Salone di Ginevra in attesa di scegliere quello più consono a ruote in pista. Alla fine sarà una palese dichiarazione d'amore. Seguiteci e capirete. Persino un marchio che ha fatto dell'inferno della polvere e delle competizioni il suo manifesto per anni pensa oggi a tecnologia, sicurezza e ambiente. Siamo sullo stand Subaru. Subaru è motori boxer, trazione AVD simmetrica, questo lo sappiamo, ma abbiamo alle nostre spalle un'anteprima per l'Europa. Sì, alla nostra spalla abbiamo l'EVORG, l'acronimo di Legacy Evolution Touring. È un modo di intendere una vettura familiare un po' diversa, perché associa quelle che sono le caratteristiche di una macchina dinamica, sportiva, a quelle che sono poi invece gli spazi interni che sono adatti per chi naturalmente vive la macchina e vuole avere una grande volumetria all'interno. Si diceva è un'evoluzione di quello che è stata Legacy Station Wagon. Da qualche tempo casa madre ha deciso di produrre Legacy solamente nella versione berlina per alcuni mercati, in Italia non ce l'abbiamo. Questa sicuramente è un'evoluzione molto interessante, anche perché si sviluppa con una filosofia, un concetto assolutamente nuovo per quanto riguarda appunto lo station wagon. È una vettura che avrà come all'interno del suo cofano un motore 1.6 benzina turbo iniezione diretta, e questo secondo casa madre è un ottimo compromesso per quello che si vorrà avere da questa vettura, vale a dire il massimo dinamismo legato poi alla massima duttilità e fruibilità del mezzo. Ecco, Subaru è molto presente dal lato della sportività, della dinamica, della guidabilità, ma anche della sicurezza. Quest'anno ci sono importanti novità anche sotto questo punto di vista. Sì, con l'introduzione di Outback, per la prima volta in Europa arriva il sistema EyeSight, il sistema della prevenzione degli urti, che naturalmente Subaru vuole essere, si vuole distinguere, molte volte è successo in passato, e anche con Outback si sta distinguendo in questo, perché adotta un sistema a telecamera stereo, vale a dire è un sistema che a differenza degli altri attualmente sul mercato utilizza appunto due telecamere poste a fianco dello specchietto retrovisore interno all'abitacolo, questo per replicare quello che in qualche modo viene ottenuto dagli occhi delle persone, vale a dire dare massima tridimensionalità agli oggetti che sono in fronte alla vettura, e questo poi si ripercuote in una migliore e maggiore dettaglio di quello che sono gli oggetti, gli ostacoli davanti alla vettura, e quindi di conseguenza una maggiore anche sensibilità del sistema, che sarà naturalmente preposto a preservare quello che è l'integrità non solo del mezzo ma soprattutto delle persone che sono a bordo della vettura. Siamo sullo stand Mercedes che è scesa a Ginevra mettendo in campo tutta la sua gamma, e ce n'è veramente di tutti i tipi, dalle auto da corsa alla più piccola, alla più grande. Raccontaci qualcosa. Sì, ben 10 anteprime qui a Ginevra, veramente partiamo dalle compatte, dalla CLA Shooting Brake, che è la nostra station wagon sportiva nella gamma delle compatte, al lusso estremo di Mercedes Maybach, passando per la sportività allo stato puro, che è alle mie spalle, la nuova Mercedes AMG GT3. Siamo riusciti, se vogliamo, a migliorare le incredibili prestazioni di AMG GT, la nostra prima Gran Turismo, telaio in carbonio, lubrificazione carter secco, quindi motore basso, baricentro basso, distribuzione perfetta su anse anteriore e posteriore al 50%, grazie anche al cambio transaxle, quindi posteriore. Ecco, sono tutte caratteristiche che gli esperti capiscono e che vi trasmettono subito la sensazione di una vettura nata per la pista. Infatti per fine anno sarà disponibile per i nostri clienti, i nostri appassionati che vorranno competere nell'ambito del campionato GT3 proprio con questa autovettura.
auto da corsa, quindi, ma ci sono grosse novità anche dal punto di vista dell'efficienza, della tutela dell'ambiente, con una gamma plug-in ibrida che si sta sempre più ampliando. La novità che avete qua è una classe C, ma tante tante prospettive per il futuro. Sì, qui a Ginevra presentiamo il plug-in ibrido su classe C e anche sul nostro monovolume, sulla classe V, perché la nostra strategia è chiara, la via per abbattere le emissioni passa attraverso l'introduzione dell'elettrico, che sia esso ibrido o plug-in ibrido. Plug-in vuol dire semplicemente che si può anche viaggiare in elettrico 100% per qualche decina di chilometro e si può ricaricare quindi la batteria. Nella classe C, perché mi piace sottolineare, sì, i consumi, arriva a fare 40 km con un litro, ma anche le prestazioni. Perché oggi, in attesa venga tolto il Superbollo, l'alternativa per l'auto sportiva in Italia non è altro che la Mercedes plug-in ibrida. Aggiungiamo 82 cavalli puliti, elettrici e gratis, sui quali non si paga la tassa di possesso. Arriviamo a 293 cavalli totali, ma con un motore a combustione interna, un 4 cilindri 2000. Quindi abbiamo consumi, costi di gestione di una city car, ma prestazioni di un 6 cilindri, quindi le ibride sono sì risparmiose, attente all'ambiente, ma addirittura sono divertenti e belle da guidare. E addirittura ci avete vinto anche un mondiale di Formula 1 e vediamo quest'anno. Indubbiamente, ecco, la tecnologia nasce proprio dalla Formula 1. Devo dire che siamo anche molto fortunati, perché proprio in Formula 1 noi riusciamo a trasmettere queste sensazioni, queste prestazioni. Quindi l'intelligent drive è questo: ottimizzare le prestazioni e i consumi in tutti i segmenti. Già 11 vetture ibride sono disponibili, in futuro arriverà una vettura ibrida ogni 4 mesi, praticamente ogni gamma sarà ibrida fin dal lancio. Chiudiamo con due estremi che fanno ancora più capire quanto Mercedes abbia da offrire: da un lato la piccola Smart, dall'altro la sontuosa Maybach Pullman. Eh sì, la Smartina, come non parlare della Smartina qui a Ginevra, in Svizzera, dove tutto è nato ormai oltre 15 anni fa dal genio di Hayek, il fondatore della Swatch. La Smartina qui si propone per la prima volta finalmente con il cambio automatico completamente nuovo, e invito tutti gli smartisti ad andarla a provare in concessionaria, perché vedrete che è completamente nuovo, velocissimo, doppia frizione fatto dalla Getrag apposta per noi, e dimenticherete i passaggi di marcia lenti della vecchia generazione di Smart. Andiamo all'estremo opposto, 6 metri e mezzo di lunghezza di Mercedes Maybach. Torniamo dopo 50 anni nel segmento delle limousine, limousine di Stato, le versioni Pullman un tempo si chiamavano, e anche oggi la richiamiamo così. Quindi S600 Pullman Mercedes Maybach con 12 cilindri, 530 cavalli, ma soprattutto il massimo del comfort e dell'eleganza oggi disponibile e possibile in un'automobile. Anche in casa Suzuki, occhi puntati sul futuro e la tecnologia. Secondo quella che è diventata ormai una piacevole tradizione per il marchio Suzuki, si continua con l'evoluzione dei suoi prodotti, la ricerca di nuove tecnologie. Qua a Ginevra abbiamo due esempi importanti. La strategia di Suzuki è, per il mercato europeo, di lanciare almeno un nuovo modello ogni anno. E allora sì, sullo stand Suzuki alle mie spalle stiamo presentando i prossimi due nuovi modelli. Rappresenteranno un rafforzamento nei segmenti più importanti del mercato italiano, i segmenti di base, segmento A delle super piccole cittadine, segmento B delle compatte e segmento C delle medie. Due concept quindi che portano al loro interno delle novità importantissime, novità tecnologiche che addirittura si dividono su tre settori differenti, tutte finalizzate a ricercare il massimo dell'efficienza, contenimento dei consumi, ma anche prestazioni e piacere di guida. Sì, credo che gli ingegneri della Suzuki siano riusciti a realizzare un piccolo miracolo tecnologico: il downsizing del motore, il downsizing anche delle dimensioni esterne e al contempo un upgrading, quindi un miglioramento invece di potenza, consumi, guidabilità e anche spazi nella modularità tipica del nostro marchio, con grande praticità di uso. Entriamo nello specifico, si parte da una nuova piattaforma condivisa da questi due concept, nuove tecnologie per il vostro motore partendo dal dual jet oggi in uso sulle vostre vetture, e un nuovo sistema di alimentazione, addirittura mild hybrid. Sì, il downsizing prevede che utilizzeremo motori a 3 cilindri di 1000 cm3, il nome è il Booster Jet,
che esordisce sulla IK2 o sulla versione di produzione che deriverà dal prototipo IK2 nei primi mesi del 2016. La ibridazione, come hai definito correttamente, una ibridazione soft, intendiamo che sia soft nei costi di acquisto, certamente, ma che abbia degli effetti sensibili e duraturi invece sulle tasche dei nostri clienti in termini di costi di esercizio. Si tratterà di combinare il motorino d'avviamento e il generatore in un unico elemento che funge anche da motore nei momenti in cui la batteria aggiuntiva agli ioni di litio è caricata nelle fasi in cui freniamo o rallentiamo o non usiamo il motore in modo attivo. Crediamo che la tecnologia sì rappresenti un vero progresso quando è disponibile per tutti e nella DNA di Suzuki c'è sempre stata l'accessibilità. Possiamo già dare una data indicativa per quando queste innovazioni ricadranno sulla produzione di grande serie? Certamente su IK2 nei primi mesi del 2016 avremo già la possibilità di vedere il sistema mild hybrid Suzuki e poi per le novità su IM4 andiamo in tempi successivi, speriamo non troppo lunghi, perché IM4 come IK2 ci piace molto, è piaciuta ai clienti che l'hanno già vista in anteprima, quindi abbiamo fretta di averla nelle nostre concessionarie. Chiudiamo invece con una novità che avete appena lanciato, Vitara, una novità importante. Che risposte state avendo dal mercato e cosa vi aspettate da questa vettura che fa parte della vostra storia? Sì, è la quarta generazione, oltre 25 anni di storia. Il nome Vitara è quasi un brand all'interno del marchio Suzuki. Allora, la prima generazione fu una rivoluzione con sospensioni automobilistiche su una vera fuoristrada. La quarta generazione porta il meglio dei due mondi, un comportamento stradale dinamico eccellente dal piglio quasi sportivo e prestazioni in fuoristrada superiori alla concorrenza. E poi tanta sicurezza, c'è anche il radar che può comandare la frenata in caso di necessità e mantiene la distanza di sicurezza in autostrada. Il salone ha appena chiuso i suoi battenti e noi di Ruota in Pista non possiamo non salutarvi schierandoci apertamente e, come di consueto, mettendoci la faccia. Capisci perché voglio finire in inferno? Sì, tra l'altro in questo caso è un inferno con un motore 4000 turbo da 670 cavalli che accelera da 0 a 100 in 3 secondi e i numeri sono ancora niente rispetto a quello che speriamo di provare a breve. Abbiamo scelto, l'inferno fa per noi.